Vai. Via. Allora, Filippo, ciao. Ciao. Raccontaci un pochino di mental tennis, chi sei, insomma, come è nata quest'idea, questo metodo e di cosa si tratta? Ok, allora, guarda, Mental Tennis nasce nel 2009, quando io abbandono la mia carriera da manager. Lavoravo per una multinazionale svedese con diverse sedi nel mondo e avevo fatto carriera lì e mi avevano affidato, diciamo, un career coach perché dovevo diventare capoaria. Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, e in realtà mi sono innamorato del suo lavoro e ho lasciato la professione perché, cioè, ho capito che prima di licenziare le persone o spingerle a stressarle per raggiungere dei budget di vendita, la cosa che mi piaceva di più era liberare il loro potenziale, che di fatto era quello che stavo già facendo, il motivo per cui ero arrivato a essere country manager era proprio perché i miei team performavano a mille, fondamentalmente questo. Solo che poi sono arrivato a conoscenza di questa cosa e questo sapeva, diciamo, tante delle cose che io sapevo senza averne conoscenza, me le sono ritrovate in forma strutturata in questo business coaching che ho fatto, career coaching. Niente, quindi niente, ho lasciato questa attività. Per aprire la mia, ho investito tutta la mia liquidazione in studiare e aprire la mia nuova attività perché avevo deciso che io da quel momento in avanti sarei dovuto campare di questa cosa, costasse quel che costasse, era quello che sentivo di fare nella mia vita. Così ho iniziato a lavorare nello sport, nel business e nel privato, essendo un giocatore di tennis. Ho applicato le cose che ho studiato, che sono counseling basato sull'analisi transazionale di Eric Berne e coaching e NLP, Neuro-Linguistic Programming, nello sport, li ho applicati proprio al tennis. Dalla fusione della mia esperienza manageriale, le mie esperienze di vita, i miei studi e la mia anteriorità è nato Mental Tennis. E nel 2017 ho registrato il marchio in Inghilterra e ricordo a tutti che la mia azienda è in Regno Unito, a Londra, e si chiama, in Italia si chiamerebbe tennis mentale, in Inghilterra è mental tennis perché l'aggettivo viene prima del sostantivo. Niente, mental tennis, che cos'è? E questa è una parola chiave che dovete fissarvi in testa perché è la parola che vi farà differenziare mental tennis al mental coaching. Mental tennis è un metodo di addestramento della mente a liberare il proprio potenziale nel momento in cui si scende in campo per competere. Quindi, mental tennis non è psicologia, non è psicoterapia, non è mental coaching. È un metodo che addestra la mente a liberare il proprio potenziale nel momento in cui si scende in campo per competere e lo fa attraverso un percorso di consapevolezza, un corso percorso, diciamo noi, degli strumenti che allenano la mente per correggere quello che non funziona, farla performare meglio e degli allenamenti pratici in campo che servono a forgiare anche lo spirito tennistico, solidità mentale, pazienza, resilienza, coraggio, cuore. Anche cinismo a volte, perché è importante vedere la partita per quello che è e fare le giuste azioni per poterla vincere. Ok. Ho risposto più o meno alla tua domanda, sì? Sì, assolutamente. Ok. Quindi diciamo che in qualche modo si differenzia al mental coaching. In che? Infatti, quali sarebbero le differenze tra questo tuo metodo e il mental coaching? Allora, sì, come dicevo, noi siamo formatori, cioè il nostro lavoro consiste nel insegnare a tennisti ed allenatori una conoscenza specifica, nel trasferirla da un individuo all'altro, cioè da noi a loro.
E sostanzialmente qui il giocatore con noi diventa il miglior allenatore mentale di se stesso, quindi in realtà noi presupponiamo, per la mia esperienza personale, che una volta che ti metti in contatto con te stesso, che capisci cosa ti sta succedendo, hai gli strumenti per correggerti e migliorare, in realtà non hai bisogno di un mental coach, perché tutto quello di cui hai bisogno te lo diamo attraverso questi corsi e percorsi che noi vendiamo, sia online che, non ci fosse il Covid, nel tennis, direttamente nei vostri tennis, e poi in campo con gli allenamenti specifici di tennis mentale, che ricordiamo, per differenziarli, hanno addirittura le palline verdi con il nostro logo, il verde e il smeraldo, il nostro colore. Ok. Perfetto. Allora, infatti, mi stavi rispondendo alla domanda. Come si applica? Cioè, mi stavi dicendo corsi online, cioè, di cosa si tratta il vostro percorso? Viene svolto in campo? Cioè, di cosa? Sì. Noi vendiamo basicamente quattro servizi, no? I due più importanti, quelli che costituiscono basicamente il nostro core business, sono quelli per i giocatori e per gli allenatori. Noi vendiamo corsi per corsi online per principianti, agonisti e professionisti e bambini che non ho menzionato. E poi gli allenamenti pratici in campo che possono essere, nel caso dei professionisti, intere settimane, perché devono venire qui per integrare nella pratica mental tennis, nel loro modo di giocare a tennis, dunque non andiamo assolutamente a inficiare il lavoro del loro allenatore. Noi non insegniamo come fare il dritto rovescio. Mental tennis è un software che fondamentalmente fa funzionare tutto meglio. Una volta che la mente è libera e funziona meglio, anche le prestazioni atletiche si liberano, anche le prestazioni tecniche. Quindi noi diciamo che mental tennis è il propulsore delle prestazioni. E sì, quindi poi con gli allenamenti pratici, che possono essere sia settimanali, weekly training program, oppure long weekend, full immersion, doppia seduta, oppure addirittura weekend, insomma, perché ci sono persone che, insomma, non si possono liberare prima, possono venire nel weekend. Ok? Ok. Tu questo lo facciamo sia nelle sedi in Spagna che in Italia. Ho capito. Dove c'è Andrea Rodriguez a Roma, che si occupa appunto della sede italiana per quanto riguarda i giocatori junior pro, mentre per gli ATP c'è Diego Narciso a Como. Ok. E queste sedi in Italia, ovviamente in queste sedi ci stanno appunto questi formatori anche come te, cioè ci sono altri formatori come te, oppure è una cosa che fai solo tu? Sì, il progetto che stiamo avviando, che ormai è già avviato, semplicemente richiede il tempo perché diventi effettivo a tutti gli effetti, perché io sto formando da diversi allenatori in tutta Italia, ma non solo in Italia, anche in giro per il mondo. Perché si suppone che diventeranno allenatori che useranno il tennis mentale per i loro studenti, addirittura anche in Cina. Mi hanno richiesto questi servizi e siamo appena, diciamo, appena chiuso, abbiamo appena chiuso una partnership importante con un'accademia molto, molto grande, 80 campi da tennis, 3.000 studenti, 80 coach, scusa, 49 campi da tennis. Quindi tu, ecco, in questa espansione, ecco, diciamola così, internazionale, appunto già stai lavorando con degli atleti, già li stai allenando, in giro per il mondo, ecco, questo già sta succedendo già. Sì, io lavoro sia con i bambini, sia con gli agonisti che con i professionisti. Quindi ho anche degli atleti che vogliono fare, che hanno fatto, deciso di fare il corso pro, che sono degli atleti che vogliono provare a diventare professionisti. Assolutamente sì. Ok. Cioè, ci sono dall'Australia addirittura, vengono. Giusto, per quanto riguarda invece chi fa un percorso amatoriale, oppure magari, ecco, magari un giocatore senior. Cioè, Sì, è il uguale. profilo è esattamente uguale, oppure lavori con No, loro allora, in modo diverso, oppure... ovviamente, cioè, se io mi devo rivolgere a un bambino, ciao,
se io mi devo rivolgere a un bambino, evidentemente il profilo di comunicazione sarà diverso rispetto a quello di un professionista, così come gli strumenti e la complessità degli strumenti saranno diversi. Anche se voglio chiarire sin da subito che il mio modo di comunicare è assolutamente semplice, cioè la mia comunicazione è efficace proprio perché è comprensibile a tutti. Non sono un formatore che usa una comunicazione troppo forbita perché sì, complessa. E ha capito che non serve a niente, perché alla fine quello che conta è ottenere risultati. E se da 15 anni lavoro sono perché ottengo risultati, non certo perché addirittura prima non avevo neanche un marketing, quindi figuriamoci. Mi chiamavano attraverso il passaparola. 15 anni, quindi sono 15 anni che tu già lavori con dei professionisti, cioè insomma con dei giocatori che hanno questo tipo di problematiche. Con i giocatori professionisti dal 2009 ho iniziato, ma sono 15 anni che faccio tra esercitazioni e clienti nel privato e nel business questo tipo di professione. Che comunque vi voglio dire una cosa, tante delle cose che funzionano le ho prese proprio dall'ambito business. Per esempio la capacità del follow-up, di controllare quello che tu dici quando lo metti in campo. Io quando diciamo ero manager di questa azienda dicevo le cose, ma la vera mia forza era poi prendere il mio collega, portarlo nel mio ufficio e spennarlo, cioè nel senso di dirgli ok, questo l'hai fatto, perché non l'hai fatto, quando lo farai? Cioè, quindi uno dei segreti del successo di mental tennis è proprio la messa in opera, la pratica, quindi dalla teoria alla pratica, e anche la fruibilità e la praticità degli strumenti. Ok, quindi tu dici il metodo, poi tu vai a vedere nel giocatore che effettivamente lo abbia integrato. Lo abbia messo in pratica. Con i giocatori che risultati poi hai, cioè ovviamente applicando il metodo, insomma avendo fatto questi percorsi? Ma allora, diciamo, io dico subito che ci vogliono almeno 3 mesi minimo per impiegare mental tennis, ci vogliono 3 mesi minimo. Ma io dico sempre che bisogna che si diano almeno 6 mesi veramente, perché ci possono essere dei risultati altalenanti all'inizio, perché è un vero e proprio parto. Tanta gente mi dice guarda, no, io non li sento miei questi strumenti. Certo che non li senti tuoi, sono così come per imparare il dritto e rovescio di fare uno sforzo quando devi allenare, allo stesso modo devi sforzare la mente per integrare questi strumenti, perché si tratta di insegnarti come usare la mente che prima non sapevi come usare, e quindi è normale, è sempre un parto all'inizio, ma poi una volta che ti alleni tutti i giorni le cose vengono fuori sicuramente meglio. Ottimo. Tra appunto le persone che appunto hanno avuto benefici del tuo metodo. Come sta? Vieni. Dicevo, appunto, quali sono stati i giocatori che più, cioè che benefici hanno ottenuto, dici che hanno risolto fondamentalmente appunto per la loro crescita, per la loro evoluzione? Chi ti ha... A me viene in mente un ragazzino che mi ha particolarmente colpito, che uso molto spesso nelle mie testimonianze, per far comprendere che i benefici che si hanno da quello che si impara qui sono trasferibili assolutamente nella vita di tutti i giorni. Questo sia nella vita di tutti i giorni, ma anche sul lavoro. Questo ragazzino di Torino, mi ricordo che era un ragazzino molto con poca autostima, molto introverso, anche per dei problemi fisici, anche magari per un'apparenza di ragazzino che non stava bene, quindi magari era un po' anche così, non è che sprizzasse tanta energia, no? Vitalità. Okay. Però attraverso sia una mia esperienza personale, quindi avendogli dato fiducia, perché qua c'è anche il fattore umano molto importante, essendo io uno che non è nato con il grande cognome, io non mi chiamo Nadal di cognome o Federer, non mi chiamo Muratoglu e non mi chiamo nemmeno, non so, cioè non ho un cognome importante, cioè io sono dovuto fare da solo. So che ci sono tante persone nel mondo che valgono tanto, probabilmente nemmeno lo sanno, nemmeno ci credono, ma il fatto che sono un self-made man mi ha fatto capire e conoscere quelle qualità che magari nemmeno loro sanno di avere. Allora io
con tutti riesco a estrarre il meglio per natura, e a questo ragazzo io gli ho dato fiducia, è stato uno che da subito mi ha seguito, ha dato il massimo, e cavoli, è stato uno che veramente ha integrato mental tennis nel suo modo di giocare, e adesso è veramente una persona che parla come se fosse un formatore di mental tennis, cioè lui riesce realmente a capire, a identificare le situazioni, a usare la mente come una risorsa, anzi come un'arma. Cambio attitudine, cambio atteggiamento, mentalità vincente, tutte cose che ha integrato, e i risultati sono stati evidentemente sorprendenti, pure per la madre che si è congratulata più volte con noi, è un ragazzino anche fisicamente cambiato. Cioè, quindi dici, non solo nel tennis ma nella sua vita personale, nella sua vita ha cominciato a acquisire fiducia nei suoi, ma anche nel modo di vestire, cioè fiducia nei suoi mezzi, l'espressione, le energie che sprigiona, la vitalità è completamente diverso rispetto a prima. Fantastico. Ti voglio chiedere magari appunto su, ecco, quando si svolge questo percorso, si impara questo metodo, ecco, appunto i giocatori, sia i giocatori che gli allenatori che tu appunto ai quali li insegni, hanno, diciamo, in questo tempo di Covid, infatti, uno, come riesci a lavorarci, e appunto che prospettive hai magari per appunto applicare questo metodo in questo periodo qua? Ma allora, basicamente devi sapere che io già dal 2009 lavoro online. Prima andava molto Skype all'inizio della mia carriera, si usava molto Skype perché WhatsApp non c'era. Adesso ci siamo imparati tutti a usare tutte le piattaforme di comunicazione, videocall e quant'altro, quindi ecco, per questo ti chiedo, visto che adesso un po' c'è la difficoltà, basicamente si può affrontare? Questo Covid, che purtroppo per molti è stata, io capisco e mi duole questa cosa, però per me è stato un po' uno spingere le persone a utilizzare molto di più l'online e a capire che la formazione online è assolutamente necessaria e assolutamente valida tanto quanto quella in campo. Esatto, perché sono due cose distinte. L'ho assolutamente evidenziato, quindi evidentemente la prima parte è una formazione online, perché uno deve anche prendere dimestichezza con quello che fa, con gli strumenti, con il metodo e tutto quello che chiedo. Deve conoscere i termini di mental tennis, no? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che evidentemente per andare incontro un po' alle persone che evidentemente hanno sofferto di questo disagio economico, evidentemente abbiamo fatto delle promozioni ad hoc che permettono di pagare il corso magari in due e nel caso pro magari anche in tre tranche mensili. Quindi sei venuto incontro alle esigenze appunto dei giocatori, delle famiglie che comunque sanno di aver bisogno hanno trovato in te un metodo che ovviamente li può aiutare, i loro giocatori. E quindi, ma guarda, ti dirò anche di più. Non solo siamo venuti incontro, abbiamo anche fatto in modo di dare la possibilità a queste persone di dire: guarda, ti fai la metà del corso, che sono 5 sessioni, con noi. Dopodiché, se ritieni che siamo validi, continui. Se no, puoi fermarti anche lì. Perché noi di Mental Tennis confidiamo tantissimo sulle nostre capacità, cioè a dispetto del voler sembrare bullo o meno, questo è un metodo che funziona con tutti, ma perché gli accordi iniziali sono diversi rispetto a tutti. Cioè tu, quando vieni a lavorare con me, devi garantirmi 3 condizioni, altrimenti io non inizio neanche a lavorare, che sono la fiducia totale, che io non mi devo conquistare, perché tu quando vai da un neurochirurgo o vai da un medico non gli chiedi, non si deve conquistare la tua fiducia. La tua fiducia gliela dai, esatto, e lasci fare il suo lavoro. Più o meno è così con te. Esatto, che questo è molto importante. Poi, la disponibilità al sacrificio, all'ascolto, perché quello che dico fai senza ribattermi, è il tempo necessario, che ripeto, varia da 3 mesi a 6 mesi, perché dipende anche dal tipo di carattere, personalità e dalle sovrastrutture che le persone hanno. Ci sono persone che credono di sapere tutto, vero, si liberano e non si liberano e non mi ascoltano. Le sovrastrutture, sai, sono come i fantasmi, come Don Chisciotte, cioè. Certo. Tu prima di dare ascolto a me, dai ascolto a quei fantasmi, e allora diventa difficile. Però
nell'arco di 6 mesi io posso dirti che io ti romperò talmente tanto le palle che se non mi ascolti decido di smettere di lavorare, quindi in 6 mesi ce n'hai la possibilità di romperti le palle, quindi figurati. Come diceva Ettore Messina, esatto, io sono un gran rompicoglioni. Ecco, questa era la domanda alla quale volevo arrivare. Tu se ti consideri uno che... cioè, sei difficile come allenatore o... No, io non sono difficile, sono un allenatore tremendamente simpatico, perché sono spontaneo, sono vero, sono genuino, e però quando sono in campo io cambio, nel senso che continuo a essere simpatico, vero e genuino, ma è tutto improntato nel farti raggiungere i risultati. Quindi se ci sono delle cose che tu non stai facendo, io te lo faccio notare. E il mio obiettivo è farti decrescere, tra virgolette, quello che noi definiamo la personalità disfunzionale, cioè tutto quello che non ti consente di liberare il tuo potenziale, che tu magari non te ne rendi nemmeno conto che hai, e che invece ai miei occhi è crystal clear, dicono in Inghilterra, cioè è assolutamente chiaro. Io vedo come Space Invaders, quelli che arrivano e li devo sparare per eliminarli, e una volta bucato il quadro vinci. Fondamentalmente io vedo questi nemici e li attacco, e man mano che ti libero da questi nemici tu evolvi. Sorprendente. Allora, si può dire che diciamo tu, e questa è la tua forza, perché proprio vai ad inferire sugli aspetti proprio del tennis, cioè non sono aspetti psicologici, oppure sì, che ha a che vedere con la psicologia? Ma guarda, abbiamo anche una testimonianza che poi magari Andrea ti passa, che parla di un allenatore che ha fatto anche il corso di mental coaching. La vera forza di mental tennis, che è assolutamente specifico per il tennis, è assolutamente fruibile, cioè qui si parla proprio di tennis, perché è un metodo costruito da tennisti, che io sono un tennista, gioco tornei ITF, non sono stato mai un professionista, e non è lì che dovete puntare l'attenzione, perché non è il mio lavoro insegnarvi a fare la volée, il mio lavoro è insegnarvi a usare la testa come una risorsa. Giusto, è in quello che... E quindi sì, assolutamente. Okay. Non so se ho risposto alla tua domanda o... Sì, no, è chiaro, è chiaro. Poi sentiremo questa testimonianza che sicuramente ci chiarirà ancora di più. E ecco, lì diceva lui che nel mental coach ti insegnano come guadagnarti la fiducia, mostrare tutta una serie di comportamenti disfunzionali, va benissimo, confermo che sono cose molto utili. Quello che confermo io con mental tennis, le cose le raggiungi in un decimo del tempo. Sai, se gente come Diego Narciso è venuto da me e mi ha riconosciuto proprio questo, un motivo ci sarà, cioè quando stiamo parlando di pingo pallo, cioè di uno che è stato Coppa Davis, giocatore ATP, adesso coach ATP. Ok. Quindi con Gianmarco Ferrari, uno dei suoi ragazzi più importanti di punta, quando entrava in campo vedeva bianco. Sono arrivato io nel giro di una settimana, veramente una settimana, questo ha iniziato a giocare a tennis senza vedere più bianco, non andare in panico e iniziando anche a divertirsi di più. Perché con loro immagino ovviamente il fattore tempo non è che si va di fretta, però insomma si dovrebbe perdere, non perdere tempo, perché sennò... Troppo si va di fretta, perché comunque a quei livelli è uno sport che costa un sacco di finanziamenti, di soldi, quindi esatto. Si va di fretta perché devi trovare le risorse se non sai fare il tuo lavoro. Ok, quando parliamo di appunto benefici, il giocatore ovviamente ti conosce, impara il tuo metodo, insomma, dimostra di aver ottenuto risultati. Qual è il passo a seguire? Cioè, come lo segui tu? In che modo lo... Allora, il passo a seguire, noi dopo che loro hanno fatto il corso che hanno fatto, noi, per coloro che vogliono, perché ce ne sono tanti che vogliono, cioè devono sapere che mental tennis, evidentemente, ragazzi, teniamoci chiaro, quelli che vogliono sono persone che competono. No? Sì, perché se investono è perché devono raggiungere dei risultati. Dunque vengono una volta a 2, 3, 4, 5 fino a 8 volte all'anno per integrare tutti gli strumenti, okay? Di mental tennis che gli diamo. Quindi una volta che tu sei capace di entrare in quello stato potenziante dove la mente è rilassata, il braccio ti segue e non riesci a percepire la tensione, l'ansia e lo stress, perché sei realmente
focalizzato nel sentire i colpi, e lì veramente riesci a liberare il tuo potenziale. Succeda quel che succeda, non è detto che tu con questo riesci a vincere o meno, però perlomeno giochi al massimo delle tue potenzialità al posto di tornare a casa frustrato. Vuol dire tanto poi questo per un professionista, immagino, no? Vuol dire proprio lo sblocco della sua, delle sue appunto problemi, capacità. No? Mm-hmm. Bene, invece per quanto riguarda gli allenatori, mi dicevi il metodo lo insegni anche ad allenatori, a genitori? Sì, agli allenatori. Sì. Guarda, insegniamo, siccome la mia missione nella vita, io quello che amo fare è tirare fuori il potenziale, sbloccare le persone, aiutarle a vivere una qualità di vita migliore, ma anche a insomma tirare fuori il meglio dalle proprie capacità, proprio perché vedi che le persone evolvono così. Quindi sì, tirano fuori il loro potenziale non solo in campo ma anche nella vita. Uh-huh. E allora ho deciso di formare anche degli allenatori che poi collaborano tutti con l'Academy, che è Mental Tennis International a Londra, LTD, e niente, fondamentalmente li formo e loro ricevono, diciamo, una sorta di franchising, hanno dei servizi gratuiti, però poi loro ogni volta che vendono i nostri servizi guadagnano sia loro che noi. Ah, ok, quindi è una sorta di network, di collaborazione, questo sì, vuoi dire? Okay. Sì, sì, è una sorta di collaborazione assolutamente libera. Sono loro che decidono di far parte di Mental Tennis, nessuno li ha obbligati o... Uh-huh. E vendono i nostri servizi, li rivendono, evidentemente laddove loro ritengono necessario perché non arrivano, mandano a me sia i casi difficili che i giocatori più importanti, no? E certo, io li porto poi a seconda delle situazioni anche da Diego per gli ATP, dove vanno i primi 50 al mondo, comunque giocatori ATP di un certo livello. Ottimo, in Italia, ok. I genitori invece si sono avvicinati a te? Ah, ok. Sì, i genitori sono avvicinati a me perché si sono resi conto delle tremende sofferenze che causano ai propri figli e fondamentalmente... noi diciamo sempre che i genitori può essere la causa della disfatta di un tennista, ma anche no, del successo. Esatto, ma penso che questo lo riconosce anche, perdonami, questo lo individua sì, maggiormente anche, penso, l'allenatore, no? Di solito è così, sì, l'allenatore percepisce quando il problema appunto parte dal genitore, appunto dal conflitto relazionale tra genitore atleta, e sicuramente se nel tuo metodo appunto tu insegni a un genitore a come relazionarsi con il suo figlio, questa è una cosa positiva, no? Un aspetto positivo che può aiutare nello sviluppo. Assolutamente, guarda, ma tra l'altro c'è proprio tutta una parte di formazione per l'allenatore nel saper gestire e relazionarsi con i genitori, perché se non li sai mettere a posto, se non sai parlargli, se non sai comunicare, se non sai fargli capire dove possono arrivare e dove non devono oltrepassare, esatto, il genitore ti può veramente rovinare il lavoro sul ragazzo. E non solo, poi puoi anche perdere tanti clienti perché magari non hai impostato le cose sin da subito. Uh-huh. È una sorta di equilibrio, no? Tu alla fine intervieni su tutti e tre figure, l'allenatore, lo stesso atleta e il genitore. E anche come quarto servizio, appunto, oltre ai genitori, il terzo sono i team delle accademy, perché tante volte in giro per il mondo ho trovato maestri demotivati, probabilmente perché sottopagati, probabilmente perché l'abbandonate a se stessi, però comunque un maestro, un allenatore demotivato è causa di fallimento dell'azienda stessa, dell'Academy stessa, perché che esempio sta dando? Se lui rincarna l'Academy non è motivato, cioè, allora bisogna capire perché non è motivato, se lo è perché è un pigro di suo, allora con me ha capito male. Se invece sono dei problemi di vertice, visto che io sono stato anche un manager, risolviamo i problemi di vertice in qualche modo se c'è l'apertura. E poi lì uno gli dice le cose agli imprenditori, però bisogna vedere se hanno voglia di mettersi in discussione. Tante volte non ce l'hanno sta voglia, ve lo dico chiaramente. Giustamente. Però io le cose gliele canto in faccia anche a loro, non c'è problema. Non ho paura che siano ricchi o non ricchi, non me frega proprio niente. Ok, quindi dici in questo modo lavori anche direttamente con i head coach e con gli imprenditori che proprio
hanno in mano situazioni di team, di squadre, insomma. Eh beh, se immaginate un team, io mi ricordo Massa Carrara, ho lavorato con la Next Gen Academy sul team e avevo creato talmente tanto di quell'entusiasmo, di veramente il team cominciava ad andare a mille, ma a mille, cioè tutto l'ambiente si era gasato alla bomba, eh? Quindi, sì, assolutamente, cioè un'Academy che va a bomba, ragazzi, i risultati si vedono subito, ma veramente, cioè, no, ma cioè, fa proprio la differenza, cioè il team in un'Academy che funziona, dove tutti sanno cosa devono fare, si risolvono i problemi, non si ha paura del conflitto, si comunica, insomma, fa veramente la differenza in termini di squadra, perché se questi poi giocano la Serie C, passano in Serie B, poi magari anche in Serie A, cioè, esatto, e così stava avvenendo. Troppo poi, come al solito, le divergenze, magari ai ranghi più alti, perché molte volte le persone che hanno potere, che hanno soldi, pensano di poterti incastrare, di poterti controllare, e io sono uno che non ha padroni, allora quando io sento queste cose me ne vado, perché la mia mission non è una singola academy, io voglio aiutare più persone possibili. Certo, sì. Ti concentri laddove appunto ci sia apertura mentale, fondamentalmente, apertura anche umana, immagino. Mm-hmm. Bene, ok. Allora Filippo, grazie. E sicuramente... Grazie a lei, ingegnere, è stato un piacere. Ok, alla prossima intervista, la facciamo in inglese o in spagnolo. Eh? Bene, ok. Va bene, grazie mille. È stato un piacere. È stato un piacere.